Londra è una città che può piacere o non piacere, ma di Londra non ci si può stancare. Samuel Johnson, critico letterario del XVIII secolo, disse: «Quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita, perché a Londra si trova tutto ciò che la vita può offrire. Per quanto riguarda l'arte contemporanea, a Londra hanno sede le più importanti gallerie e case d'asta, per non parlare di fiere come Frieze, appuntamento tra i più attesi a livello internazionale. Le grandi istituzioni permettono al pubblico la visione di opere importanti, ma spesso sono vissute come prodotti da vendere piuttosto che come opere da contemplare. Si rimane colpiti dal risultato economico e non dalle caratteristiche tecniche e dal messaggio che l'artista vuole comunicare. Esistono dei luoghi diversi, dove l'arte viene esposta e condivisa senza scopo di lucro. Un posto speciale per me è la Zabludovic Collection». Passeggiando per le vie di Camden, quando abitavo a Londra, sono stata incuriosita da questo edificio, una chiesa sconsacrata adibita a spazio espositivo. La collezione è stata fondata da Anita e poi Zabludovic, due collezionisti che hanno deciso di condividere la loro passione e le loro opere con il territorio. A me ha colpito subito l'atmosfera aulica legata allo spazio, ma stravolta dall'energia delle opere esposte. Questo luogo è diventato in breve tempo molto importante per l'arte contemporanea. Oltre ad esporre più di 500 artisti emergenti internazionali, offre anche la possibilità di produrre arte. Ho conosciuto Anita e nei suoi occhi ho visto lo stesso ardore che ho immaginato negli occhi di Peggy Guggenheim. È riconosciuta nel mondo dell'arte come una personalità, ma non le interessa essere un personaggio, vuole solo scoprire e aiutare gli artisti emergenti. La collezione gestisce in modo indipendente una charity e un programma internazionale di mostre, eventi, residenze in Regno Unito, Stati Uniti e Finlandia. Seguendo le origini finlandesi di Poju, gli Zabludovic hanno istituito nel 2010 delle residenze per artisti su una piccola isola non lontano da Helsinki. La Zabludovic Collection ci mostra come l'arte possa diventare uno strumento di aggregazione e identificazione in valori che vengono espressi dagli artisti. L'arte ispira il confronto all'interno della comunità e fa crescere il territorio perché è accessibile gratuitamente a tutti. Sono luoghi come questi che sottolineano l'importanza dell'arte e della sua frequentazione. Stimolano il desiderio di scoprire il mondo dell'arte, e non solo, con occhi diversi.